Anima Maxi, senza carene, indole sportiva. Come dire Aprilia dorso duro 1002 Model Year 2012. In cosa è cambiata? Masse non sospese, quindi cerchi più leggeri, quindi meno inerzia in accelerazione e nei cambi di direzione. E poi baricentro più basso, grazie al nuovo setting delle sospensioni. Aggiungiamo l'elettronica, vero fiore all'occhiello del prodotto Aprilia, rinnovata perché tanta esuberanza va imbrigliata nel modo migliore, più amica, più sicura, perché anche la sicurezza oggi è priorità. Motore che piace, sorprende, tanta la generosità di un progetto fortemente orientato al piacere di guida, ad emozionare sia nel misto sia, perché no, semplicemente spalancando il gas in rettilineo. Un cuore pulsante, 1197 cm3, 123 cavalli che stupiscono per l'allungo, che sembra non finire mai. Aprilia dorso duro 1002 piace, molto, si guida meglio, diverte come pochi rivali sanno fare. La base ciclistica non si discute, sella comoda con ottima geometria, così come la triangolazione pedane sella manubrio, molto implementata sulla guida sportiva. Bella la linea, più snella, buona la strumentazione e la possibilità di poter contare sul pacchetto ABS ATC, quindi controllo di trazione compreso nel prezzo. Dorso duro 1002 oggi è più equilibrata, colma quel deficit di motore che un po' si criticava la sorella 750. Rimane una moto in avanti, con un equilibrio eccellente, figlio di una ciclistica e di una tradizione che la casa italiana vanta tra le migliori al mondo. Dorso duro 1002 è veloce nello scendere in piega, reattiva e precisa nell'impostare la traiettoria. Insomma, poche modifiche hanno prodotto un ottimo risultato. Parliamo di freni. Piace l'impianto frenante, che vince un premio al capitolo ABS. Eccellente. Dura, invece, la leva della frizione, ma è in linea comunque con il fatto che dorso duro 1002 rimane una moto emozionale, sportiva, non certo da primo approccio al mondo due ruote. Prezzo di allora 10.990 franco concessionario.